Grazie Gianni del tuo intervento. E allora io chiedo a Donato, nel corso del mio intervento, di verificare se ci sono iscritti a parlare. Io prenderò brevemente la parola adesso. Se ci saranno iscritti a parlare, me lo segnalerà Donato e quindi li metteremo subito online. Se non ci saranno iscritti a parlare, allora io andrei in onda il contributo, l'intervento di Davide Tutino. Vorrei un attimo, mi avvalgo appunto di Donato, così in diretta, se può controllare, perché non vorrei dire una sciocchezza. Davide Tutino dovrebbe essere un nostro iscritto oppure è un ospite, adesso non ho sotto mano l'elenco, per cui se me lo può ricordare. Allora, intervengo io in questo dibattito generale. Questo secondo congresso di Liberi TV sicuramente è un congresso importante per il nostro organismo perché è un po' un punto di svolta. Abbiamo voluto caratterizzare proprio questo secondo congresso come un punto di svolta perché che cosa succede? Succede che si chiude quella che è una lunghissima fase sperimentale di Liberi TV che è durata 2 anni. Perché una fase sperimentale? Perché non sapevamo con i mezzi tecnici che avevamo a disposizione, con i mezzi finanziari che potevamo avere a disposizione, con diciamo, l'impulso, la volontà di fare i volontari e quindi di fare questa web TV che avevamo a disposizione, non sapevamo fino a che punto potevamo andare avanti. Beh, questo esperimento è durato bene 2 anni, non ha avuto punti di caduta, ma anzi è cresciuto, ha sviluppato un know-how, adesso ci viene assolutamente naturale e spontaneo fra le persone che collaborano più assiduamente con noi, per cui il gruppo dirigente, più quel piccolo nucleo di persone sparse per l'Italia che raccolgono contributi e poi li riversano, insomma, sul nostro sito internet, sul canale YouTube, e poi viene fatta la promozione sui social network, quindi su Twitter, su Facebook. Viene assolutamente spontaneo e naturale. Tipo organizzare una riunione online, magari breve di mezz'ora piuttosto che lunga 2 ore oppure 3 ore, utilizzare il mezzo Skype. Non ci è voluto neanche tanto per abituarsi, perché sono degli strumenti fondamentalmente semplici, cioè saper accendere e accedere ad un computer e ad un browser, quindi saper navigare su internet. Saper minimamente gestire la posta elettronica, saper utilizzare Skype non serve nient'altro, per poter, diciamo, fare delle riunioni online e fare associazionismo fra persone che si trovano, diciamo, molto distanti fra di loro. Cioè, se io faccio un po' il calcolo delle città che tocchiamo, no? La sede di Liberi TV è a Nocera Terinese, per una Nocera Terinese con un piccolo paese del Catanzarese sul mare, sul Mar Tirreno, e che si trova qui semplicemente per una questione, diciamo, logistica, per comodità, siccome il presidente è Riccardo Cristiano e quindi vive qua. Al di là di questo, però, la regia è a Bari, il direttore è a Roma, Silvana sta in provincia di Modena, Giancarlo Calciolari sta nel nord Italia, e comunque spesso e volentieri facciamo collegamenti con le nostre rubriche in diretta piuttosto che con le registrazioni di interviste in tantissime altre località italiane. Questo non sarebbe chiaramente possibile, se non esistesse la possibilità di collegarsi attraverso Skype. I costi sono assolutamente limitati, e anche questo qui è un vantaggio, tant'è vero che io, diciamo, adesso non voglio evocare paroloni, no? Non voglio quindi evocare i miracoli, però ha veramente qualcosa di speciale, di particolare, non dico proprio di miracoloso, il fatto che in 2 anni, con un bilancio, insomma, risicato, poco meno di 2.000 euro, siamo riusciti a realizzare 1.200 documenti. Cioè, 1.200 documenti significa più di 600 documenti all'anno, per cui significa quasi 2 documenti al giorno. E cioè, tutti i giorni, e questo qui voglio dire un esercizio di costanza, di durata, di efficienza anche delle nostre poche risorse, perché poi siamo tutte persone in Liberi TV che hanno
una propria attività lavorativa, hanno una propria attività sociale, sono anche impegnate in tantissime altre cose, e di conseguenza è veramente una bella prova di durata. Ecco, oggi necessariamente a distanza di 2 anni con questo congresso si deve chiudere questa fase sperimentale, non possiamo dire più che Liberi TV è un esperimento, ma anzi si deve fare il salto di qualità e si deve passare a ragionare come organismo consolidato. Ormai non siamo più in una fase sperimentale. In più dobbiamo chiarirci bene le idee. Questo qui, voglio dire, nella mozione generale, nella programmazione che ci accompagnerà per i prossimi 3 anni, sì, perché dalla nascita di Liberi TV c'è stato questo primo frangente di 2 anni che era frutto di una norma transitoria sullo statuto. Adesso però va a regime, diciamo, le varie fasi fra un congresso e l'altro abbracciano un arco temporale di 3 anni, quindi una programmazione, in realtà la programmazione è per 1 anno, poi ogni anno si svolgerà l'assemblea per l'approvazione, voglio dire, dei bilanci, però gli organi dirigenti resteranno in carica un triennio, 3 anni. Quindi adesso è il momento di andare al regime, di avere le idee chiare su dove vogliamo andare. Quindi lo dicevamo fin dalle relazioni d'apertura, Liberi TV sempre di più acquista una propria personalità, non va a coprire una nicchia, ma potenzialmente va ad operare su invece una necessità di informazione in Italia reale. Qual è? Noi sappiamo tutti che in Italia il sistema dell'informazione è un sistema particolare. Innanzitutto in Italia mancano gli editori puri. Quindi spesso e volentieri su quasi tutti gli organi di informazione, i giornali, non parliamo, diciamo, delle televisioni, la mancanza dell'editore puro mette, voglio dire, evidenza, pone in evidenza i conflitti di interessi, no? Poi abbiamo una RAI che dovrebbe essere un editore puro, però lì c'è il problema della lottizzazione. E poi abbiamo il sistema dei media locali che operano tutti con un'impostazione, quando parliamo di informazione, un'impostazione classica, cioè vale a dire quella tipica redazionale. Quindi arrivano le informazioni, si fanno delle scelte, si sceglie di seguire determinati argomenti e poi viene seguita una sorta di manipolazione redazionale, si viene offerta la notizia. Ad esempio noi abbiamo svolto, perché io personalmente, anche il presidente di Liberi TV, Riccardo Cristiano, siamo stati direttamente coinvolti nell'organizzare un convegno ieri alla Lamezia Terme, in occasione della giornata internazionale di lotta contro l'omotransfobia, quindi voglio dire, c'è stata questa lunga organizzazione di questo convegno importante, 8 relatori, farli parlare, voglio dire, in 15 minuti, non è stata una cosa semplicissima, per cui preparare le relazioni, tenere, voglio dire, tutto quel filologico. Quindi è uscito fuori un documento, secondo me, molto interessante. Chiaramente è stata invitata la stampa non c'era. C'era Liberi TV e poi a livello di stampa c'era una giornalista di un quotidiano locale, e questo va benissimo, è meritevole. Forse c'era anche un altro quotidiano locale, però l'articolo uscirà magari domani, vedremo. Però la delusione l'abbiamo presa quando abbiamo letto questo articolo, perché è stato un po', come posso dire, la giornalista ha ritenuto di non fare la sintesi del messaggio che il convegno voleva lanciare minimamente, ma ha semplicemente fatto l'estrapolazione, no, di 3-4 frasi, le più significative, nemmeno una per ogni relatore, ma una per alcuni dei relatori, li ha buttate lì su un articoletto, ha messo su una fotografia dove nella didattica ha sbagliato pure i nomi di chi rappresentavano, ed è stato fatto l'articolo. Cioè, purtroppo anche nella tavola rotonda che abbiamo dato in apertura al congresso di Liberi TV, questo problema è stato molto ben evidenziato. La tavola rotonda che ho condotto insieme
con la partecipazione di Vincenzo Lita e con la partecipazione di Luca Stallino del Sole 24 Ore. Che l'informazione in Italia sia malata, soprattutto sui quotidiani l'approfondimento sulle notizie, sulle tante cose gregge che succedono ogni giorno è veramente scarso. Poi va bene, ci sono tutti i problemi internazionali, si va di corsa, bisogna chiudere, tutto quello che vogliamo, però questo qui non giustifica una qualità scarsa di quella che è l'informazione tradizionale e che alcune volte addirittura disorienta. Noi di Liberi TV come rispondiamo a questo? Innanzitutto non siamo un organo di informazione, non siamo dei giornalisti, ma siamo semplicemente dei volontari che raccolgono in giro per l'Italia dei documenti e li mettono a disposizione di tutta la comunità seguendo dei criteri che ci siamo imposti e dal quale abbiamo tratto insegnamento dall'esperienza di Radio Radicale, perché non dirla e citarla, anzi va detta e va citata. Ci siamo ispirati fortemente all'esperienza di Radio Radicale, però mentre Radio Radicale fa questo lavoro quasi esclusivamente in audio, quindi non è molto proiettata sul video, anche se ha un canale sul digitale terrestre, anche se su web sempre di più raccolgono i documenti in audio video e li mandano in audio video, però il loro core business resta centrato sulla radio. Qual è la politica di Radio Radicale? È quella di selezionare gli argomenti, gli interventi più importanti di quello che succede nella politica, quindi sono molto orientati sul settore politico, raccolgono il documento nella propria integralità, lo indicizzano, lo pubblicano nella propria integralità e fanno pochissimo lavoro redazionale. Poi il lavoro redazionale è chiaro che lo fanno nel notiziario e anche chiaramente nelle rubriche, lì non si può non farlo, però nella raccolta di questi documenti viene salvaguardata, catalogata, conservata l'integralità dei documenti. Il nostro core business è fare esattamente questo lavoro, però utilizziamo quel metodo, però lo facciamo in audio-video, quindi noi non abbiamo file audio, ma abbiamo solo ed esclusivamente audio-video. E invece Radio Radicale ha molto audio e anche audio-video. Però noi operiamo in un settore diverso. Non siamo, orientati solo ed esclusivamente, quindi non abbiamo un taglio editoriale che guarda esclusivamente a quello che succede nella politica, ma noi guardiamo sicuramente a quello che succede nella politica e ai vogli in questi 1200 documenti, se non ci sono documenti di politica, e che riguardano un po' tutti i partiti, no? Senza fare distinzione, non ci preoccuperemmo mai, voglio dire, se avessimo l'opportunità di andare a registrare un evento, di un partito che è completamente all'opposto dell'idea del volontario che lo va a registrare, non ci sarebbe assolutamente nessun problema, così come abbiamo fatto l'altro giorno con un convegno razzista e omofobo che si è svolto a Paola presso le Acli, dove parlava un tale Cerrelli, che è vicepresidente dei giuristi cattolici italiani e che propugnava la sua teoria onestamente strampalata, ma oltre questa malignamente razzista. Non abbiamo avuto nessuna difficoltà a raccogliere il documento e a metterlo in rete nella sua integralità, ivi compreso un intervento del volontario che è andato a questo convegno, che poi nel momento di dibattito è intervenuto e gli ha sbattuto pure il microfono sul tavolo, siamo pure politicamente scorretti da questo punto di vista, ma ci sta. E adesso, per riprendere un po' il filo del discorso, noi no, chiaramente ci ispiriamo al lavoro di Radio Radicale, però non pappagalliamo il lavoro di Radio Radicale, abbiamo una nostra peculiarità, specificità. Quindi dicevo, sicuramente il know-how di Radio Radicale ci ha insegnato l'arte di considerare come cosa più importante il raccogliere il documento nella sua integralità e metterlo a disposizione nella sua integralità. Poi noi abbiamo la nostra specificità, che è sempre di più quella di andare a raccogliere quei documenti, gli incontri pubblici, i convegni che si celebrano in ambito locale
che spesso, non lo so, per sciatteria non vengono registrati, per cui sono dei momenti culturali molto spesso di alto livello, dove intervengono persone che non sono persone note, ma di livello molto buono, per cui vale la pena raccogliere questi documenti, catalogarli e conservarli. Oltre a questo, sono tutti quanti documenti che fanno fatica a trovare spazio nell'informazione, sull'informazione tradizionale. La voce è andata via. Mi scuso, succede anche questo, la voce è andata via. Un po' di pazienza. Scusatemi, sono cose che capitano. L'abbassamento di voce è capitato nel corso dell'intervento, io mi scuso, però adesso cercherò di riprenderla. Sostanzialmente avevo completato il mio intervento, poiché quello che volevo dire sostanzialmente. Quello che volevo dire in definitiva è che Liberi TV si accinge appunto a questa trasformazione. È finito il periodo dell'esperimento. Oggi ci ritroviamo con un nocciolo duro di volontari che fanno questa attività di raccolta di questi documenti che sicuramente meritano e di trovare degli spazi di informazione, e che purtroppo oggi non lo trovano per i problemi che spiegavo prima dell'informazione tradizionale in sé, per i problemi organizzativi, perché spesso si organizzano cose di alto livello, però banalmente ci si dimentica magari di riprenderli. Però in Italia oggi manca anche un contenitore dove far confluire questi documenti, perché nel mare magnum, non lo so, ad esempio dell'audio-video, è il canale che offre di più questo tipo di format di comunicazione, l'audio-video, YouTube, no? Poi ce ne sono tanti altri. Cioè, anche lì è veramente un mare sconfinato, dove sì, si possono andare a ricercare delle cose, però mancano dei veri e propri contenitori. Allora, l'ambizione di Liberi TV qual è? L'ambizione di Liberi TV è il know-how che abbiamo sviluppato, strutturarlo meglio, e farlo diventare questo contenitore dove noi raccogliamo tutti quanti questi documenti attraverso che cosa? Attraverso i volontari e attraverso tutta una fase di collaborazioni che da oggi in poi cercheremo di andare a intrecciare con enti, con associazioni, con partiti, con singole persone di buona volontà per poter continuare questo lavoro. Perché serve un contenitore? Un contenitore serve anche per generare traffico, per agevolare anche la ricerca di certi documenti, perché se c'è l'associazione X che ha 100 iscritti nella regione Y, ad esempio, e quindi organizzano un evento importante, questo viene videoregistrato, va sul nostro canale YouTube, viene catalogato e inserito sul nostro sito, per cui questa associazione può avere un luogo di visibilità. Se questo viene replicato per decine, se non centinaia di volte, questo genera traffico perché ci sono tante altre persone che comunque verranno sul sito.
e non si interesseranno soltanto della loro singola associazione, ma magari daranno anche un'occhiata a tutte le altre, ed è anche un modo per fare rete, soprattutto è un modo per sfondare il muro di gomma spesso che si trova, che ci si ritrova davanti quando parliamo di informazione tradizionale, perché tu stai lì magari settimane e mesi ad organizzare un evento con tanto impegno, con relazioni stupende, affronti temi, voglio dire, di assoluta attualità, poi ti ritrovi davanti a una platea di 50 persone, scatta l'applauso, però è finita lì. Se questo documento tu non sei in grado di metterlo a disposizione di un pubblico più vasto, ti ritrovi alla fine che ti sembra che non hai fatto praticamente nulla. Ecco la trasformazione, l'utilità e l'uso che noi speriamo di Liberi TV, che dovrebbe avvenire nel futuro, e cioè quello che ci siano tanti enti, associazioni, singoli che ci possano utilizzare per poter alimentare questo contenitore, per scardinare il muro di gomma che ci si trova davanti all'informazione tradizionale, e poi per trasformare anche questa Web TV in una Web TV di servizio, perché penso che ci avvieremo anche in una fase dove saremo fornitori di servizi, perché fino adesso noi abbiamo registrato i documenti, diciamo, fatto un lavoro di formattazione molto semplice e riversato sul nostro canale YouTube. Questo però può essere arricchito da un lavoro che è l'indicizzazione dei documenti. L'indicizzazione significa andare a taggare, catalogare il singolo intervento, metterci anche una didascalia sotto. Questo però è chiaro che è un lavoro che non potremo mai fare a livello volontario, però è un lavoro che potremo offrire come servizio. Ed è un lavoro che potremmo offrire come servizio a pagamento, non per lucrare, quindi diciamo anche il livello dei prezzi potrebbe essere molto competitivo. Se ragioniamo in un'ottica che questa Web TV è fatta da volontari e resterà da volontari, dove però il livello avanzato, e quindi un lavoro che a livello volontario non si può fare perché è troppo oneroso come tempi, questo però può essere fatto a pagamento, a rimborso spesa, quindi con dei prezzi competitivi, nel senso modici, ma allo stesso tempo offrire un servizio avanzato che poi è anche la sfida nostra del futuro, penso, che è quello dell'indicizzazione dei documenti, per cui avere un archivio non soltanto di documenti divisi per temi, ma avere anche un archivio di oratori divisi per temi, e poi tutto il sistema, diciamo, dei tag, che è molto flessibile e che agevola la ricerca dell'utente, dove tu entri nel sito e allora puoi fare delle ricerche attraverso le quali puoi sapere tutti gli interventi che ha fatto Marco Marchese in questo contenitore, oppure tutti gli interventi che ha fatto Marco Marchese in questo contenitore su un determinato argomento. Allora, io con questo concludo il mio intervento, mi scuso di nuovo per l'abbassamento di voce, sono cose che capitano, per fortuna è rientrata subito. Chiedo a Donato Volpicella se ci sono iscritti a parlare in diretta, che siano ospiti, che siano osservatori, che siano iscritti. Mi sta rispondendo. Vedo la matitina di Skype che si muove, però ancora non è arrivato lo scritto, vediamo un po'. Dopodiché, organizziamo il proseguo dei lavori di questo secondo congresso di Liberi TV. Peraltro, ecco allora, Antonio, sì. Ok, allora, ci organizziamo, altre richieste non ci sono. Benissimo. Allora, c'è un osservatore che vuole intervenire, quindi io direi che possiamo far intervenire Antonio Borrelli, che sta seguendo i lavori del nostro congresso. Io ricordo che ecco, fra 3 minuti si chiudono i termini per quanto riguarda la presentazione delle mozioni generali e particolari.
Attualmente è stata presentata una sola mozione generale, alla quale vicino a questa c'è la programmazione per il 2014 della Web TV. Questa è consultabile dalla pagina del congresso sul sito internet, quindi andate in home page www.liberi.tv. Dopodiché andate sulla banner secondo congresso Associazione Liberi TV, a metà pagina troverete due link, che è la proposta di programmazione 2014-2015 e la proposta di mozione generale. Ecco, si chiudono praticamente i termini fra due minuti per la presentazione di mozioni generali, poi chiederemo a Donato se ne saranno arrivate. Poi passeremo ad una fase successiva. Intanto chiedo a Donato se può approntare il collegamento con Antonio Borrelli, in modo che chieda la parola, noi volentieri lo possiamo far intervenire. Sì, allora facciamo così, per approntare con Antonio Borrelli ci vuole un attimo di tempo, quindi io direi di mandare il contributo di Antonio Tutino. Davide Tutino, pardon. Allora, la parola Davide Tutino è un contributo registrato. Mi scuso per aver storpiato il nome, dopodiché ritorniamo in diretta.